Oggi torta di mele della nonna, ma ancora più buona, pienissima di mele e morbidissima, perché ci andiamo a mettere dentro lo yogurt greco. Seguitemi in cucina. Alta, soffice e super golosa, pienissima di mele, si scioglie in bocca ed è buonissima. 3 uova, zucchero, 180 grammi. Fruste elettriche e monta il tutto. Lavora con le fruste elettriche fino a quando non è ottenuto un composto gonfio e spumoso così. Ora aggiungi l'olio 100 ml, mi raccomando, verso l'affilo mentre lavori il tutto con sempre con le fruste elettriche. Ora metti dentro anche lo yogurt greco, 200 grammi, e lavoro sempre con le fruste elettriche. Ora mettiamo dentro la farina ed il lievito, farina 300 g e una bustina di lievito in polvere per dolci. Mi raccomando, setaccia per bene sempre le polveri. Ora mescola per bene il tutto fino ad ottenere un impasto cremosissimo senza grumi. Ed eccolo qui, guarda che spettacolo di impasto cremosissimo. E ora andiamo a tagliare le mele. Quindi sbuccia le mele e poi le tagli in fettine sottilissime. Ho sbucciato e affettato 4 mele che vado ad aggiungere nell'impasto. Do una bella mescolata al tutto. Guardate che spettacolo. Impasto pienissimo di mele. E ora verso tutto l'impasto in una teglia foderata con carta da forno. Io utilizzo una teglia da 22 cm, ma va bene anche 24 cm. Ora metti sopra la base una mela sbucciata e affettata per decorazione. Cuoci in forno statico preriscaldato, 180 gradi per circa 35-40 minuti. Controlliamo se la torta è pronta. Mamma mia, che profumo! Torta pronta e ora la lascio freddare nel suo stampo. E ora che la torta si è freddata, possiamo metterla su un piatto. Utilizzo questo che è della mia nonna. Pazzesca. Buonissima. Buonissima. Provatela anche voi e mi raccomando, salvate la ricetta.